Ciao a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo decimo appuntamento con Bioshock. Sono pronto a tirare giù, a smadonnare un'altra volta. Quindi adesso dovremo salvare Arcadia da quello che sta succedendo. Quindi adesso esaminiamo il tutto qui. Che cazzo è? Cominciamo già. Ah. C'è qualcosa in questo maledetto posto che non venga rubato dai pagani? Tovaglioli di carta, calamai, M&M's, soluzioni di clorofilla. Persino i miei vecchi numeri del National Geographic. Immagino che ci stiano adornando i loro disgustosi santuari. Ho violato il sistema di sicurezza in questo locale. Così quelle torrette sono innocue. Sali nel mio ufficio. Ok, saliamo nell'ufficio. Non mi fido mica tanto, però vabbè. Andiamo un po' a vedere un po'. Allora, seguiamo la freccia. Eccoti, ciao ciao. No. Giulia, avevamo un accordo tu e io. Non è così? C'è stato un passaggio di denaro? Lascia che ti dica dal contratto. Sezione 3, sottosezione 4. Mr. Ryan. La Ryan Industries mantiene i diritti esclusivi sulla creazione, l'utilizzo e lo sfruttamento del vettore Lazarus. Oh! Adesso il vettore lui. Mr. Ryan, aspetti! No, la prego! Senza quella. Mr. Ryan! Oh cazzo! Cristo. Ha scritto qualcosa. Oh cazzo. Ogni volta che avanziamo di un metro, Ryan sposta la linea di fondo campo nella direzione opposta. Ok, qua c'è scritto un codice. 9457. 9457. Teniamo da conto il numerino. Allora, prendiamo questo, questo. Cazzo. Ecco, prendiamo tutto quello che possiamo pigliare. Ok, allora. Codice. 9. Aspetta. 4 5 7 magia. Voilà. Che gusto c'è ad essere un genio se l'unica gente in grado di apprezzarlo è una massa di cretini ricombinanti? Ho scoperto cretini il ricombinanti. Almeno, ne sono sicura al 99%. Mi serve solo un bocciolo di rosa gallica per confermare la mia analisi. Acqua distillata, un po' di clorofilla ed enzimi estratti da Apis mellifera. Ok. Quindi, la rosa ce l'abbiamo. Dobbiamo andare a prendere il resto, cioè la clorofilla, l'acqua distillata e le cose lì delle api. Vabbè. Quindi, andiamo alla ricerca di codesto materiale per poter usare il vettore. Bene. Ottimo. Quindi. Forza. Ehi, stronzoni. Andate a fanculo, ah. Brucia. Ehi, che coglione, si è bruciato da solo. Deficiente. Poi. Oh cazzo. Bella che l'ho vista.
Affanculo. No, la torretta. La telecamera di merda un'altra volta. Cazzo. Fica. Quella troia maledetta. L'inventore della telecamera del cazzo. Aiuto. Spreco di munizioni. Culo. Basta. Telecamera, eccoti qua. Puttana Eva. Ma vaffanculo. Porca troia. Mettati. Ah, è mio. È mio, stupida bambina. No, vieni qua. Cazzo, è scappata. Ehi, Mr. Bolla. Ok, gira, gira, giriamo, giriamo. Oh, porca puttana. Cazzo. Ma che minchia. Da qua non si passa. Dove cazzo era la strada? No. Qua sono arrivato. Però volevo andare a vedere se... Affanculo, Mister Bolla. Dai, facciamo secco, Mister Bolla. Ehi tu. Ehi tu. Affanculo, Mister Bolla. Mister Bolla. Muori, Bolla. Ora non muore, sto Bolla. Eccolo qua. Non lo so perché l'ho ucciso, mi andava. Potevo ipnotizzarlo, lo so. Bene. Allora adesso andiamo a vedere un po' se riusciamo a trovare l'acqua distillata e tutte quelle cose che c'è. Basta, ma in gran parte è rurale. Se stai cercando qualcosa in particolare, fossi in te comincerei dal farmer's market. Ok, andiamo al market cosoli. E tu che minchia fischietti. Ma va, fanculo, va. Yes. Il testamento. Il testa che? Vabbè.
Eccolo qua. Dobbiamo andare da questa parte. Eccolo lì, il market. Bene. Quindi, dobbiamo cercare... Ma che cazzo è? Oh! Ma vai a fanculo. Si può potenziare. Ok, potenziamo un po' la nostra fucile con non lo so. Questo. Wow. Non so cosa cazzo serve, ma bene, quindi. Yeah. Ok, acquistiamo un po' di roba. Tanto sono pieno di denari. Pigliamo tutto, pigliamo tutto. Oh cazzo. Senti, trota. Vanculo, va. Merda. Spegniti. Mannaggia, vanculo, va. Ok, guardate qua cosa ho trovato. Un po' di roba che mi serve. Cassaforte. Chi è? Tracchete. Ne valsa la pena. Che schifo questo, prendere le cose dalla spazzatura delle magne. Beh, catroia. Attenzione, mercoledì entrerà in vigore un nuovo coprifuoco. I cittadini che non lo rispetteranno verranno trasferiti ad Apollo Square. Oh là là. Apollo Square. Chi voglio andare? Ottimo. Oddio santo. Ste cazzo di visioni, alla puttana. Ok, quindi adesso dobbiamo andare al market Cosoli a cercare l'acqua distillata e la clorofilla e i cosi dell'ape lì per, diciamo, creare il vettore, l'amico vettore. Cara, io sto cercando di gestire un'impresa. Vuoi passare ore con le mie api da miele? Bene, dovrò iniziare a farti pagare qualcosa per il piacere. Se esco un'altra volta e ti ritrovo a ciondolarti tra i miei alveari, giuro che prendo il fucile. Oh Cristo. Quanto alla tua domanda, sì, i miei giorni alla scuola di apicoltura sono lontani, ma mi sembra di ricordare qualcosa di quelle prima di cui continui a blaterare. Chi è? Ma che cazzo vuoi? Oddio! Il culo! Ehi! Ciao!
Ciao, ciao! Muori! La 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 la. Voilà. Oddio. Ma che minchia. No, no, no. Cazzo. L'ho sentita stavolta, eh. Torretta della merda. Dove sei? Puttana. Tac. Telecamera di merda, stavolta t'ho pigliato. Stupida zoccola. Ehi! Cosa? C'è una sorellina, una sorellina, una sorellina! Come cazzo sei? Eccoti qua, Mr. Bolla! Ah, muori, stronzo! Cattivissimo! Mr. Bolla! Ta 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 ta! La Madonna! Non ci posso credere! L'ho pigliata un'altra volta la telecamera, cazzo! Sì, salva la sorellina, intanto ti sparano addosso tutti, idiota! Muoviti! Cristo! Il culo! Sì, cazzo mi parli, che non ti sento! Le piccole ho salvato. Crati tutti nel crazie, ma cazzo. Ma vaffanculo, a terra testa minchia. Oddio. È possibile che quelle telecamere di merda non le vedo mai? Ma porca di quella... che palle. E poi dove sei? Cazzo. Dove sei? Fottuta telecamera. Eccoti lì, maledetta troia. Fanculo. Chi t'ha inventato? Io non c'ho voglia. Come state vedendo, sto andando dalla parte opposta della freccia perché così mi va. Ehi. Oddio, ma che cazzo vuoi? Ma va a cacare. Adesso vengo giù e ti spacco la testa. No, fanculo. Ricombi stronzo. Oh, ma che cazzo. Sapevate che 9 donne su 10 preferiscono gli uomini atletici? Perché rimanere emarginati? Con la nuova linea di Plattivi Sport Boost potrete finalmente diventare quei veri maschi muscolosi che avete sempre desiderato essere. Venite a trovarci al padiglione medico per una prova gratuita di 2 ore. Apprezzerete i risultati e anche la vostra. Ma vaffanculo, sì, facciamogli la foto, dai. L'altra boccetta, sì, vai con la boccetta. 2 di 7. Sento un... eccoti qua, ciao.
Mister Bolla, ma no! Volevo solo... Cazzo. Scusami, Mister Bolla. Muori, muori! Che cazzo vuoi, peccatore? Praticamente questo gameplay è solo da cazzeggio, perché non sto praticamente andando a cercare quello che devo. Perché però nella freccia mi sta... il tonico, vai, non c'è posto. Cosa sostituisco? Questo, che tanto più o meno è la stessa cosa, praticamente col medikit ripristino anche l'IV. Che è? Ma è la trombana da merda. Sì, sì. Mamma. Mamma. Ma fa culo, coglione. Mamma. Dai, seguiamo sta freccia, va. 10 anni di questa fogna. Ho imparato ad accettare standard di vita bassissimi. Ma persino in fondo a questa parte. Oddio, ma va a caccare, va. Oddio, che cazzo sono api. Calma, apine. State buone. Guarda, c'è un coso lì. Un regalo. Prenderla direttamente dall'oceano. Boh. Ah, ok, questo. Angioletto. Angioletto. Bene, ora dovremmo andare dentro quella porta là, però io prima mi voglio potenziare un po', e poi niente. Ok, perfetto. Ho preso uno slot in più per la plasmid. Così c'ho anche la plasmid. C'ho anche la plasmid qui. Il resto... Voilà. Testiamo a vedere se funziona la mia plasmide. Yeah. Lancio, bam. Bene ragazzi, questa parte di gameplay finisce qui. E vi aspetto al prossimo gameplay, che vi farò vedere cosa c'è dentro quella porta. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.